Quando qualcuno diventa cristiano, di solito attraversa dei cambiamenti molto drastici nella condotta di vita, soprattutto se il suo passato era colmo di immoralità. Attraverso questi primi passi della sua crescita spirituale, questa persona si libera dai grandi e evidenti peccati. Purtroppo, tuttavia, molti credenti si fermano qui. Non eliminano i piccoli peccati che sono in qualche modo dispersi nel loro cuore. Un autore di nome Gordon MacDonald, nel suo libro intitolato «Ordinare il vostro mondo privato», racconta l'esperienza della sua vita. Una verità illustrata in un modo molto bello, e dice: anni fa, quando Gail e sua moglie, abbiamo comprato una fattoria abbandonata nel New Hampshire, abbiamo trovato un posto dove volevamo costruire la nostra casa di campagna, tra un mucchio di rocce e pietre. Ci è voluto qualche sforzo per pulire tutta l'area. Ora lui descrive tutta questa fase di pulizia del luogo, dicendo: la prima fase del processo della pulizia è stata facile. Abbiamo rapidamente rimosso le grandi rocce, ma poi ci siamo resi conto che c'erano un sacco di pietre più piccole che dovevamo pulire. E poi dice: e quando anche questo è stato fatto, abbiamo visto che tutto il luogo era cosparso da piccoli sassi e ghiaia, che prima non si vedevano. Era un lavoro molto più faticoso e noioso, ma fummo persistenti e finalmente arrivò il giorno in cui il terreno fu pronto per piantare l'erba, scrisse l'autore. Sono le stesse leggi che si applicano per coltivare il terreno del nostro cuore. Questo processo nella Bibbia è chiamato santificazione. La santificazione è un termine che non è molto presente nella nostra cultura occidentale. Non è molto conosciuto, addirittura alcuni lo considerano una reliquia di qualche ripostiglio del passato, come fosse un prodotto collaterale di alcuni tempi antichi e che non hanno niente a che fare con la corrente cultura secolare. D'altra parte, ci sono quelli che pensano che la santità o santificazione sia un privilegio della minoranza di elite, cioè qualcosa che non riguarda un ordinario uomo comune. Cosa dice la Bibbia al riguardo? Nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 14, dice: procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quindi vedete cosa dice la Bibbia. La santificazione non è qualcosa che riguarda solo alcuni credenti. Al contrario, essa afferma che solo i santificati vedranno Dio e saranno nel suo regno. Ma che cos'è la santificazione? Può un uomo comune che non ha raffigurata l'aureola sopra la testa vivere una vita santificata? Certo che può. Lo scrittore e poeta cristiano C.S. Lewis si è espresso come segue. Quanto poco sa chi pensa che la santità sia noiosa, ma quando qualcuno incontra la cosa originale, capisce che è irresistibile, dice Lewis. Vedete quello che dice? La santità, la santificazione, è qualcosa di irresistibile, buono e bello. In realtà questi sono due termini che indicano la stessa cosa. Vivere una vita pulita. La purezza a cui Dio ci chiama deve essere triplice: spirituale, mentale e fisica. L'Apostolo Paolo, nella Bibbia, ha scritto di conservare impeccabilmente tutto il nostro essere, lo spirito, l'anima e il corpo, per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Naturalmente questo non significa che quando dice spirito, anima e corpo si tratti di tre identità separate, che possono esistere indipendentemente l'una dall'altra, no. Si tratta di un termine usato da Paolo che descrive, anzi, che si riferisce a tutta la persona. Paolo vuole dire che la vera santificazione è esattamente ciò che coinvolge l'uomo intero, la sua mente e i suoi sentimenti, ma anche il suo corpo.
In realtà è una critica del nostro stile di vita occidentale. Sapete, noi occidentali siamo così. Ci piace mettere le cose in qualche modo in cassetti separati. Le nostre abitudini quotidiane in un cassetto. La nostra vita emotiva nel secondo. E la nostra vita spirituale forse nel terzo. Però Paolo dice che tutto questo è collegato. Allora non si possono usare soltanto le parole per vivere una vita santificata. È insensato pregare Dio ogni giorno se nello stesso momento si uccide il proprio corpo con alcune abitudini dannose, come fumare, per esempio. Ugualmente la vera santità comprende la corretta igiene mentale. La corretta igiene mentale comprende tutto ciò che vediamo, ciò che sentiamo e ciò che leggiamo. Quindi la santificazione è l'essenza della fede. Ci aiuta a comprendere che la vera fede non è in realtà qualcosa che viene coltivato in un dato momento, ma è il modo di vivere. È il modo che riguarda l'intero nostro essere.